realtà Caravaggio a volte ne fanno, però alcuni studi anglosassoni come Wittkover, ad esempio, o anche Panofsky, all'inizio pensavano che appunto Caravaggio, insieme ad Annibale Carracci, fosse di fatto l'iniziatore del barocco. E l'opera che voi avete in mostra, La Maddalena Penitente, è considerata da molti studiosi una sorta di pietà miliare dell'inizio del barocco, perché di fatto noi sappiamo che alcuni artisti importanti come Bernini, ma anche per la Cortona, che anch'esso in mostra, hanno studiato queste opere di Caravaggio ispirandosi alla sua drammaticità. Faccio un linguaggio drammatico così forte, così complesso. Quindi, secondo me questa mostra pure la sua, diciamo così, limitatezza dei pezzi esposti, ma direi tutti di grande qualità, quindi, insomma, quando ho cercato di migliorare la qualità, comincia con il botto, cioè con un dipinto che in fondo è un po' la base di questo fenomeno. E poi prosegue con una Cortona che di fatto è un'artista che segue degli antipodi di Caravaggio. Se voi osservate appunto il dipinto che è esposto, vedete che i colori sono caldi, sono pieni, c'è un certo dorato, no? La costruzione rispetto alla Maddalena di Caravaggio. Ebbene, pensate che tra questo quadro e il Caravaggio sono appena 20 anni di differenza.